jusqu'à Proust, on refaisait du Balzac. Fino a Proust ci si rifaceva a Balzac o ci si rifaceva a Benjamin Constant. Si raccontava una storia alla Balzac o si studiava un'anima alla Benjamin Constant. Ebbene, Proust ci ha dimostrato che si può fare qualche cosa di diverso da Balzac e qualche cosa di diverso dal romanzo psicologico tradizionale alla Constant. Ci ha dimostrato che si può riscoprire un mondo, non dico crearlo, che sarebbe di nuovo fare del Balzac, ma riscoprirlo. On peut redécouvrir un monde. Voglio dire che tutto il mondo in mezzo al quale il giovane Proust ha vissuto e sofferto, egli l'ha ritrovato dentro di sé. Lo ha ritrovato in un modo che egli stesso ci ha spiegato. Tutti si ricordano l'episodio famoso della Maddalena. La tazza di tè della Madeleine. Ebbene, è proprio questo che la gente che non ha ancora letto Proust scoprirà quando si deciderà a penetrare in questo romanzo, in quest'opera, che per me nella letteratura francese è senza dubbio importante come quella di Balzac. Personalmente devo dire che mi commuove molto di più. Esiste fra questi due uomini un legame. Anche Proust, come Balzac, è morto per la sua opera. Tutte e due sono stati uccisi dalle loro opere che in maniera diversa hanno un carattere mostruoso. Sì, l'opera di Proust ha qualche cosa di mostruoso. L'œuvre de Proust a quelque chose de monstrueux. La ricerca del tempo perduto, che dà titolo e struttura alla grande opera di Marcel Proust, comincia qui. In questo letto, nella stanza che gli era assegnata ogni volta che con i suoi tornava in tempo di vacanze da Parigi a Combray, egli non poteva addormentarsi senza il bacio e la buonanotte della mamma. Le alte cortine bianche, le campane di vetro, con l'orologio e i fiori finti, la poltrona dalla stola a roselline, il comò con l'immagine del Signore, gli oggetti di Opaline e il muro decorato dal ritratto del principe Eugenio sono i testimoni della nascita della nevrosi e della poesia di Marcel Proust, riconducibili l'una e l'altra ai rapporti con la madre adorata. Per distrarlo dalle delusioni e dalle pene cui era esposto, avevano comprato a Marcel una lanterna magica che proiettava la storia di Genoveffa di Brabante e altre straordinarie vicende. Come per sostituire all'opacità dei muri delle iridi impalpabili, delle apparizioni soprannaturali e multicolori, su cui le favole stavano dipinte come su di una vetrata momentanea e vacillante. La casa di Combray, la cui evocazione minuta occupa centinaia di pagine d'apertura della ricerca, dava su un giardino piccolo, ma infinito nella dimensione della memoria, intriso di vita familiare quotidiana e insieme vago, misterioso, imprendibile come i miraggi che nascono e si dissolvono nelle pagine delle Mille e una notte. Su di esso si apriva la porta d'ingresso, che portava direttamente alla scala, conducente alla stanza di Marcel. Mi toccò salire uno dopo l'altro i gradini della scala contro cuore, salendo contro il mio cuore, che voleva tornare dalla mamma, poiché lei non gli aveva dato, baciandomi, licenza di seguirmi. E ora entriamo nella stanza della zia Leonie, inferma a vita, che la domenica mattina, quando Marcel andava a salutarla, gli offriva, inzuppate nel tè, delle focaccine chiamate Maddalene. Molto più tardi, a Parigi, una Maddalena inzuppata nel tè, facendo rivivere col suo sapore quelle mattine, aveva provocato il flusso di memoria involontaria che alimenta i volumi della ricerca del tempo perduto. La vista della Maddalena, prima d'assaggiarla, non m'aveva ricordato niente. Ma quando niente sussiste d'un passato antico, dopo la morte degli esseri, dopo la distruzione delle cose, soli,
più tenui ma più vividi, più immateriali, più persistenti, più fedeli. L'odore e il sapore lungo tempo ancora perdurano come anime a ricordare, ad attendere, a sperare sopra la rovina di tutto il resto, portando sulla loro stilla ancora impalpabile, senza vacillare, l'immenso edificio del ricordo. Ma lasciamo ormai la casa di zia Leonie e il piccolo giardino ombroso, col suo tavolinetto di ferro e nel bel mezzo dell'aiuola la coppia in gesso della bagnante di Falconet. Seguiamo Marcel che esce, facendo suonare a lungo il campanello stridulo, insistente. La strada, con le sue case un po' tristi, porta alla chiesa, il cui campanile si annunciava a Marcel in arrivo da Parigi con tanta autorità e dolcezza. Era soltanto una chiesa che riassumeva tutta la città, la rappresentava, parlava di lei e per lei. E quando ci si avvicinava, teneva stretto intorno al suo ampio manto scuro, controvento, il dorso grigio e lanoso delle case aggruppate. Proseguendo di poco, si è già fuori di Combray, al lavatoio pubblico e al fiumicello Vivonne. Questo itinerario era d'obbligo per Marcel. Al di là di un ponte si apriva un parco appartenente alla famiglia, ben più ricco del giardino di casa. Di esso egli farà, nella ricerca, il parco di Swan, recintato da una folta siepe di biancospino, dietro cui gli apparirà, nella finzione del romanzo, la figlia di Swan. Una ragazzina di un biondo fulvo, che aveva l'aria di rientrare dal passeggio e teneva in mano una zappa da giardiniera, ci guardava, levando il suo viso cosparso di macchioline rosee. «Su, Gilbert, vieni, che fai?» gridò con voce acuta e autoritaria una signora. Così passò accanto a me quel nome di Gilbert, donatomi come un talismano. E così nasce l'amore, che permetterà al personaggio Marcel, tutto vero e tutto inventato, inventato dal vero, di trovare altre gioie e altri dolori al di là del rapporto con la madre. Parigi fine secolo. Qui Marcel, ormai adolescente, ritrova la Gilbert che aveva intravisto dietro la siepe di biancospino. Riesce a conoscerla, a diventarne amico. Ma non potrà mai vincere la sua natura vivace e spensierata. Non riuscirà a chiuderla e fissarla in quel legame.